Maxi Rissa, Marotta restano in carcere, i quattro arrestati secondo il giudice sono pericolosi e c'è il rischio che possano ripetere ciò che hanno fatto. L'albanese è accusato di tentato omicidio. A Urbino, denunciati dalla polizia, due minorenni avevano imbrattato muri e portoni di case in alcune vie del centro storico. Il sindaco di Pesaro, Ricci, detta tre condizioni per dare l'ok al nuovo piano sanitario di Acquaroli: l'ospedale a Muraglia e no alla chiusura di Marche Nord. A Ponte Sasso di Fano è inaugurato un nuovo percorso ciclabile che collega Marotta a Rio Crinaccio. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti a questa edizione del telegiornale, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Allora, apriamo questa edizione con la convalida degli arresti, dei quattro giovani protagonisti della rissa scoppiata sabato mattina nelle vicinanze della discoteca Mew a Marotta di Mondolfo. Dopo l'udienza che si è tenuta ieri pomeriggio, oggi il GIP del Tribunale di Pesaro si è pronunciato accogliendo le richieste del PM Maria Letizia Fucci. I quattro uomini finiti in manette restano nel carcere di Villa Fastigi. Il 26enne albanese risponde anche di tentato omicidio, mentre gli altri, un connazionale di 26 anni, un domenicano di 33 e un senegalese di 23 anni, sono accusati di rissa, lesioni, resistenza e danneggiamenti. Intanto proseguono le indagini della Compagnia Carabinieri di Fano per individuare tutte le persone coinvolte nella violenta aggressione. E dopo la discoteca Mew, un altro locale è stato chiuso, questa volta è toccato alla Baia Imperiale di Gabice. Ragazzi che ballavano i disordini pubblici e quanto viene contestato alla discoteca, tanto che la questura ha imposto la chiusura del locale per 15 giorni. Invece la polizia di Urbino ha individuato e denunciato i due minorenni che nello scorso febbraio avevano imbrattato muri e portoni di case in diverse vie del centro storico. Un lavoro minuzioso della Polizia di Stato che, grazie allo stile e alla grafia, è riuscita ad individuare i responsabili degli imbrattamenti avvenuti nella città ducale nello scorso febbraio. Erano stati presi di mira i muri di edifici e i portoni di via Duomo, via Valerio e via Budassi nel centro storico. Scattate subito le indagini, gli agenti del commissariato, coordinati dalla procura, sono riusciti a risalire agli autori. Si tratta di due giovani di 21 e 23 anni. Le ricerche sono partite sia dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia con l'identificazione di diverse persone negli stessi luoghi e negli orari che potevano corrispondere a quelli in cui si erano verificati i fatti. Durante i controlli sono stati fermati alcuni ventenni del maceratese che nei giorni prima avevano partecipato a una serata in casa di studenti universitari e alla quale erano presenti anche altri ragazzi molto noti nell'ambito del genere musicale definito trap in voga tra i giovani. Una volta presa la notizia, i poliziotti con l'ausilio dei supporti informatici hanno esaminato lo stile e il contenuto degli imbrattamenti, formati in gran parte da scritte in codice che in realtà erano collegate proprio a quel genere musicale e al gruppo di ragazzi che si erano radunati per l'occasione. Poi sul web sono state carpite ulteriori informazioni determinanti. È così che l'attività di indagine si è spostata nel maceratese, provincia di residenza di alcuni trapper presenti alla festa, ma anche degli autori delle scritte che hanno ammesso le loro responsabilità. Con quest'ultimo caso salgono a 11 in totale le persone denunciate dal personale del commissariato per fatti analoghi commessi dal 2017 ad oggi. È sotto gli occhi di tutti, ha precisato la polizia, l'ingente danno arrecato dal punto di vista dell'impatto visivo ed economico in un contesto quale quello di Urbino, città patrimonio dell'UNESCO. Torniamo nel comune di Mondolfo, dove questa mattina i militari specialisti dell'esercito hanno fatto brillare un ordigno inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di un proiettile d'artiglieria inglese venuto alla luce durante i lavori di aratura di un terreno. Una volta messa in sicurezza l'area interessata, l'ordigno, lungo circa 40 cm, è stato adagiato in una buca profonda 2,5 metri, poi è stato ricoperto e fatto brillare. Sul posto anche i carabinieri e i vigili urbani. L'operazione si è svolta in totale sicurezza, anche grazie al luogo del ritrovamento, in aperta campagna.
Adesso parliamo invece di sanità. A Pesaro il sindaco Matteo Ricci ha convocato la stampa per parlare del nuovo ospedale. Per il primo cittadino è stato un grosso errore aver buttato via il progetto della giunta Ceriscioli ed ora l'intesa con la regione si farà, ma soltanto a tre condizioni. Sentiamo quali sono queste tre condizioni nel servizio di Simona Zonghetti. Nell'ultimo anno abbiamo seguito passo a passo tutte... È stato un grave errore cancellare tutto, ha esordito così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che per diversi mesi ha preferito non esprimersi sui nuovi progetti della giunta Acquaroli in tema di sanità. Volevo capire le intenzioni del presidente, ha spiegato, e con lui ho avuto 3 incontri in 8 mesi, oltre ai sopralluoghi nei siti di Muraglia e Case Bruciate. Si parla di ospedali da 30 anni, ha ricordato Ricci, ed ora bisogna accelerare per i beni dei cittadini. Infatti, dopo l'addio della giunta di centrodestra all'ospedale unico e al project financing pensato dall'ex governatore Ceriscioli, con la modifica del piano di edilizia si riparte da capo. Nonostante Ricci non condivida il cambio di strategia, ha dettato 3 precondizioni per arrivare a un'intesa, dando quindi l'ok al nuovo piano sociosanitario. La prima è che non venga toccata l'azienda Marche Nord, perché noi abbiamo bisogno di ospedali di eccellenza, con eccellenze che frenino la mobilità passiva. Il secondo tema è che bisogna fare presto, l'unico punto dove fare l'ospedale è Muraglia, non solo perché era stato indicato dai sindaci della provincia di Pesaro Urbino, ma anche perché si può partire domani mattina. Altre idee come quelle di Case Bruciate sono del tutto strampalate, anche perché servirebbe una variante urbanistica che occorrono almeno 2 anni, è un'area che ha problemi idrogeologici posti fra l'altro dalla regione ed è un'area completamente verde agricola. Questo, ha detto Ricci, significa che si andrebbe a trasformare e a costruire in un'area verde. In più ci sarebbe un problema di percorrenza in caso di spostamenti, un punto da non sottovalutare che il sindaco ha spiegato prendendo in mano 3 bicchieri. Il nuovo ospedale di Pesaro non lo puoi mettere qua, cioè a Case Bruciate, perché allunghi la distanza tra Case Bruciate e Fano. Il costo stimato per la nuova struttura Muraglia è di 170 milioni di euro e in caso per il San Salvatore si pensa ad una trasformazione con una casa della salute e nella parte vecchia con servizi dedicati all'invecchiamento della popolazione, ad esempio quelli per anziani autosufficienti. La terza precondizione è fare un progetto che sia almeno modulabile, perché il progetto della giunta precedente prevedeva 600 posti letto. La nuova giunta regionale prevede 400 posti letto, se lo vogliono fare da 400 posti letto almeno abbiano un progetto che in futuro possa essere ampliabile, se questo servirà. Al tempo stesso, ha proseguito il sindaco, ho chiesto che ci siano delle risorse anche per la riqualificazione del Santa Croce di Fano. Invece, per l'azienda Marche Nord, definita da Ricci un'eccellenza, i sindaci saranno pronti a far sentire la propria voce, assicurato. Tra loro anche il collega Massimo Seri. Ora la palla passa alla regione, ma già per settembre Franco Arceci, delegato dal comune, presenterà il protocollo per l'intesa in cui verranno messe nero su bianco le 3 condizioni sulle quali il sindaco non farà un passo indietro. Io da parte mia incontrerò i sindaci, a iniziare da quelli dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, poi i sindaci della provincia, convocherò per settembre l'area vasta provinciale, così come più volte anche il sindaco di Urbino mi ha giustamente sollecitato di fare. E quindi insomma settembre sarà un mese determinante per vedere se si fa sul serio e se pur partendo da posizioni molto diverse si vuole arrivare ad un'intesa nell'interesse dei cittadini oppure si vuole continuare una lunga campagna elettorale che secondo me ha stufato tutti. Altrimenti ognuno si prende le sue responsabilità e io di certo mi batterò per una sanità del nord delle Marche forte, più forte di quella che c'è oggi perché abbiamo ancora tante fragilità, è in grado di ridurre la mobilità passiva del nostro territorio perché tantissimi sono costretti, non trovando risposte, ad andare a curarsi in Emilia Romagna e Lombardia. E torna a rialzarsi il numero dei contagi nelle Marche. Nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 146. In testa c'è la provincia di Macerata con 38 casi. Invece negli ospedali ci sono 2 ricoveri in meno rispetto a ieri. Resta invariato il dato dei pazienti in terapia intensiva, che sono e restano 6 in totale, mentre scendono a 7 i degenti in semi-intensiva. Anche oggi non sono stati registrati decessi legati al virus. E sono state 1000 le persone che si sono sottoposte al tampone gratuito al campus scolastico di Pesaro. In 3 sono risultati positivi al coronavirus ed ora si deve attendere l'esito del tampone molecolare da parte dell'ASUR. L'operazione del comune, denominata Agosto Sicuro, continuerà nelle giornate di venerdì e sabato, sempre sotto i portici del liceo scientifico.
Arriva la sua 11ª edizione, il progetto Itineris. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere il territorio e le eccellenze enogastronomiche. Filippo Pucci. Gli alberghi consorziati di Fano, in collaborazione con il Comune e con l'ambito turistico di Valli a Scoprire, ripropone anche quest'anno Itineris, i viandanti del gusto. Il progetto, arrivato al suo 11esimo anno, è dedicato a tutti i turisti in vacanza nella città fanese e ha come obiettivo quello di promuovere il territorio e le eccellenze enogastronomiche. Anche se siamo partiti in ritardo, tutti gli anni si supera sempre le 1000 presenze su Itineris. Vuol dire che piace non solo per quello che facciamo, ma quello che riportano i turisti. I turisti riportano un bagaglio non indifferente, dove hanno da raccontare. Io dico sempre, noi vediamo i cinesi che fotografano. Perché fotografano? Perché riportano un qualcosa per raccontare agli amici. Noi con Itineris invece facciamo toccare, assaggiare, vedere le nostre eccellenze e che le riportano agli amici per farci pubblicità. E quello per noi è una cosa molto importante. 15 i comuni delle vallate del Metauro e del Cesano coinvolti nel progetto, che insieme promuoveranno l'entroterra invitando i turisti della Riviera a percorrere, tramite un pulmino, itinerari alla scoperta delle aziende agricole, dei produttori locali e degli artigiani. L'iniziativa prevede percorsi giornalieri con visite guidate già pianificate e diversificate, scandite nei mesi di agosto, settembre fino ad ottobre. Con Itineris, con questa collaborazione con alberghi consorziati, andremo proprio a prendere i turisti negli alberghi, nei campeggi, nei bed and breakfast, in tutte le strutture ricettive, e gli porteremo direttamente a conoscere il territorio, a conoscere i borghi, ad assaggiare l'enogastronomia, a conoscere la nostra cultura, a vivere delle belle esperienze. Quindi è un momento veramente interessante che valorizza il nostro turismo e fa in modo che le persone ci possano conoscere. Per poter partecipare al progetto è necessario contattare l'ufficio turistico del Comune di Fano a questi numeri di telefono. Il programma completo giorno per giorno invece è disponibile sulle pagine Facebook ed Instagram digitando Itineris oppure sul sito valliascoprire.it. Ancora cronaca, ha perso il controllo dell'autocarro e si è ribaltato in una scarpata. È successo questa mattina poco prima delle 9 in via Farneto a Monte Carotto in provincia di Ancona. I vigili del fuoco di Iesi con i colleghi di Arcevia hanno estratto l'uomo dalle lamiere per poi affidarlo alle cure dei sanitari. Il conducente, un 48enne di Morrovalle, è stato trasferito in eliambulanza al Torrente di Ancona. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge. Il lungomare di Ponte Sasso, siamo tornati a Fano, ha il suo nuovo percorso ciclabile. Il tratto è lungo poco più di un chilometro e va da Marotta a Rio Crinaccio. Venerdì scorso il taglio del nastro ai Bagni Sole. C'era per noi Angelica Panzieri. La città della fortuna, sempre più green e sostenibile dal punto di vista della mobilità, ora anche il lungomare di Ponte Sasso ha il suo nuovo percorso ciclabile. Venerdì scorso il taglio del nastro davanti a Bagni Sole del nuovo tratto di 1,2 km della ciclovia adriatica che va da Marotta a Rio Crinaccio. L'inaugurazione è stata anche l'occasione per parlare del completamento dell'opera, cioè del secondo e terzo stralcio che andranno da Rio Crinaccio a Ponte Metauro. Attendavamo questa inaugurazione da tempo, questa ciclabile è appunto al confine con Marotta, questa continuità che abbiamo appunto con questa sinergia tra i due territori, tra tutto il territorio diciamo della vallata del Metauro, è lunga 1,2 km, il costo che abbiamo utilizzato diciamo è 1.100.000 euro, di cui 600.000 euro sono fondi europei, quindi anche questo è un ottimo lavoro da parte del comune e da tutti i tecnici che hanno lavorato a questa ciclabile, perché siamo riusciti ad ottenere questi finanziamenti. Il comune ha messo 500.000 euro. Altri progetti di questo tipo in previsione per il futuro? Sì, certamente, stiamo continuando con la progettazione. Dividiamo la progettazione in più stralci, quindi il secondo stralcio da Rio Crinaccio, dove finisce questo tratto, arriverà fino all'Hotel Playa, e dal terzo stralcio
commercio, che quindi sarà parallelo alla ferrovia, lato monte della ferrovia, sarà dall'Hotel Playa fino al ponte. Speriamo anche in una collaborazione con la regione per la progettazione di questo ponte ciclabile che collegherà appunto la zona urbana di Fano. Un percorso sia ciclabile che pedonale che va a riqualificare l'intero lungomare di Ponte Sasso, rendendolo attrattivo anche per gli stessi turisti. L'obiettivo è proprio quello di rendere un servizio, di rendere più accogliente tutta la struttura. Fra l'altro l'abbiniamo anche, proprio in questi giorni stiamo aprendo le buste per il Waterfront, un concorso di idee che abbiamo fatto che andrà anche qui a migliorare ulteriormente tutto il nostro litorale. E adesso parliamo invece di una mostra che si terrà fino al 18 di agosto dal titolo Fortuna instabile quasi possibile. Si chiama Fortuna instabile quasi possibile, la mostra allestita all'interno della Rocca Malatestiana di Fano. L'evento vede l'esposizione di diverse opere realizzate da 6 autori italiani e internazionali. 3 pittori e 3 fotografi. I 3 pittori sono Oscar Contreras Royas, Sophie Westerly e Jing Dong, quindi da 3 mondi totalmente diversi, Svezia, Cina e Messico. Le 3 fotografi sono Rachele Maestrello, Silvia Vigili e Lidia Bianchi. 3 pittori e 3 fotografi cosa hanno fatto? Hanno filtrato con i loro immaginari, con il loro mondo, con la loro esperienza, con la loro intimità, tutte quelle che sono le peculiarità, l'identità del territorio marchigiano. Le opere esposte all'interno delle cellette della Rocca saranno visibili ad ingresso gratuito dal martedì alla domenica dalle 18.30 alle ore 23. Dal 5 al 18 agosto, alla fine della mostra a Fano, ci sposteremo a Pergola, Casa Sponge, un'altra realtà di residenza d'arte contemporanea, ospiti di Giovanni Gaggia, e a ottobre dal 7 al 17 saremo a Milano nella sede della Casa d'Arte Arcoreale Italy in Corso Venezia 22. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Tra poco vi ricordo uno speciale dedicato all'inaugurazione della ciclovia adriatica a Ponte Sasso di Fano, di cui vi abbiamo parlato poco fa, prima le previsioni del tempo e la pubblicità. L'informazione invece torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.